Dopo i tragici fatti di Milano, in cui un uomo armato di pistola si è introdotto in tribunale eludendo la sicurezza e sparando all'impazzata su giudice e testimoni, oggi a Pescara il Movimento 5 Stelle, tramite interrogazione, chiede contezza della situazione sicurezza all'interno del Palazzo di Giustizia, scoprendo anche qualche movimento non giustificato. Presenteremo un'interrogazione al sindaco Alessandrini proprio in merito alla sicurezza del Tribunale di Pescara e in merito alle sue dichiarazioni. Il sindaco infatti ha affermato che avrebbe voluto comprare un metal detector e un impianto radiogeno, per intenderci lo scanner all'interno del quale passano le borse che noi vediamo, utilizziamo negli aeroporti, però abbiamo scoperto attraverso una rete televisiva che in realtà ha scoperto questo fatto che il Tribunale di Pescara è già dotato di questi impianti, quindi vogliamo chiedere al sindaco perché si intende acquistare ulteriori strumenti e perché soprattutto invece questi impianti non sono stati utilizzati, da quanto tempo sono rimasti abbandonati appunto nel Tribunale di Pescara e perché. Attualmente il Tribunale di Pescara è accessibile a cittadini addetti ai lavori senza controllo un metal detector all'ingresso, ma dopo i fatti di Milano il comune decide di rafforzare la sicurezza e si pensa all'acquisto di apparecchi specifici, anche se, dice il Movimento 5 Stelle, quelle apparecchiature erano già state comprate ma ad oggi sarebbero in uso presso l'aeroporto internazionale d'Abruzzo. C'è un ulteriore elemento che il sindaco ha fornito ieri con un comunicato stampa, ovvero che vi sarebbero dei metal detector che di proprietà del Tribunale di Pescara ma che sono stati dati in comodato d'uso alla Saga per un'urgenza appunto della aeroporto e vogliamo chiedere perché e come poi è stato invece garantita la sicurezza nel tribunale nel momento in cui questi impianti invece sono stati dati appunto alla Saga.